Fronte scuola, aumentano le classi in quarantena, 19 quelle in quarantena nell'ultima settimana, e la CGIL torna sul caso del plesso scolastico Don Milani H di Carpi. Serve un cambio di passo sul tracciamento dei contagi all'interno delle scuole. Il servizio. Il focolaio Covid nel plesso Don Milani H di Cibeno fa discutere, sollevando temi su screening e quarantene future, soprattutto per i vaccinati. La questione infatti è già sul tavolo di CTS e governo. Nel frattempo solo una classe del comprensivo carpigiano è tornata in presenza, mentre oltre 250 persone sono in didattica a distanza. Ben 60 i contagi scoperti nel giro di tamponi, che si ripeterà, sembra, già a partire da domani. Qualcosa nel sistema non va, dichiara la CGIL, inserendosi nel dibattito, parlando di criticità e punti deboli, contestando la distinzione tra contatti stretti e meno stretti. Noi sappiamo di situazioni in cui all'interno della stessa famiglia un bambino è stato lasciato a casa in quarantena e sottoposto a tamponi, il fratello o la sorella invece no. Questo chiaramente può portare a diffondersi delle situazioni di contagio e al verificarsi di focolai, come è accaduto in questo caso. La scuola dunque torna ad essere un indicatore importante per valutare e contenere la diffusione del virus. Nella settimana dal 18 al 25 ottobre in provincia di Modena le classi con più di un caso di Covid sono 18, 19 quelle sottoposte a quarantena, di cui 2 nei nidi, 3 nella scuola d'infanzia, 13 alle elementari, 1 alle scuole medie. Occorre concentrarsi anche sul monitoraggio, insiste la CGIL, chiedendo test a tappeto. Noi abbiamo chiesto a tutti i livelli, sia all'ASL che alla prefettura, di attivare una campagna straordinaria di test per tutta la popolazione scolastica, perché la prevenzione non può essere messa da parte.